Credi di essere abbastanza? Siamo pronti a scoprirlo. Questo è il messaggio che ha scandito tutta la campagna dell'edizione 2018 del CEO for One Mood, che ha visto, fin dal lancio, la collaborazione di partner di eccezione. 13.500 candidature ricevute in meno di 2 mesi. Un percorso di selezione durissimo, con una tappa intermedia dove i 50 top candidati hanno avuto l'occasione di incontrare il CEO mondiale di Diadeco Group, Alain De Haas. E ora il bootcamp, la fase finale. Scopriamo chi dimostrerà la vera CEO attitude. Oggi faremo la simulazione di una competizione sportiva, quindi i ragazzi si metteranno in competizione tra di loro utilizzando diversi parametri di allenamento. Questa prova è stata una bella sorpresa, arrivando in bicicletta per le strade di Milano e nonostante siano stati sudati questi quasi 20 km, sono felice di averlo fatto per aver contribuito a Win for Youth. Che cosa faranno questa sera i ragazzi? Questa sera ceniamo insieme, okay. Ci divertiamo, dobbiamo scoprire un mistero, però non ti posso dire tanto di più. Attraverso l'osservazione dei ragazzi e dei loro comportamenti cercheremo un po' di capire come si mettono in gioco, come si sanno organizzare, il gioco di squadra. Sinceramente non mi aspettavo una cena con Delitto, ecco. Trovandomi nel ruolo di un bambino svedese in cui dovevo parlare solamente svedese è stato abbastanza complesso e quindi diciamo intrigante e divertente allo stesso tempo. Per la terza prova abbiamo somministrato ai ragazzi un questionario di autovalutazione che si chiama TTI Success Insights. L'Insights va a valutare i comportamenti e i valori delle persone e dà origine a 4 energie prevalenti e ciascuno di noi è determinato maggiormente da un'energia di un tipo. Com'è andata? Una prova molto interessante perché è una prova finalizzata a scoprire la tua personalità. I ragazzi, dopo la terza prova con Marina, hanno avuto modo di confrontarsi con il nostro Management Practices Board, un modello di comportamenti organizzativi proprietario del gruppo Adecco e sviluppato da Amelia per introdurre in azienda soluzioni di learning and development. Devo dire, è un sistema molto innovativo per pensare quali sono le proprie punti di forza, punti di debolezza e punti di miglioramento. Siamo alla quarta prova, siamo in Microsoft House, i ragazzi a brevissimo affronteranno la prova relativa al business planning analysis, nello specifico sulla nostra employability platform. Quando abbiamo ricevuto il brief abbiamo pensato a quanto challenging e sfidante potesse essere questa prova, in quanto l'advertising è un modello dove i ricavi sono molto variabili, i dati sono pochissimi e quindi avrebbe richiesto un lavoro di ricerca molto ampio da parte nostra. In più era difficile anche perché né io né lei eravamo degli esperti di marketing online advertisement. Abbiamo deciso che avremmo dovuto lavorare insieme, io però mi trovavo a Londra, lei si trovava a Milano, quindi un'altra sfida. Allora, noi siamo i City Angel, un'associazione di volontari che opera su strada in situazioni di emergenza. Noi portiamo abiti e vestiti. Poi abbiamo un'altra squadra che fa più che altro deterrenza. Io mi auguro che questa sia un'esperienza che vi porti qualcosa. Abbiate paura perché le persone che vi affiancheranno sono persone che hanno un'esperienza pluriennale. Quinta prova è sicuramente qualcosa che non mi aspettavo e che molto probabilmente mi lascerà qualcosa e mi farà vedere le cose sicuramente da un punto di vista diverso. La sesta prova sarà buona la prima, una attività di improvvisazione teatrale con una forte componente di imprevisto.
prova di improvvisazione appena terminata, format buona alla prima. Com'è stata? Come l'hai vissuta, Giacomo? La sfida è stata molto divertente, ci ha dato la possibilità di uscire dalla nostra comfort zone e di misurarci con indicazioni impreviste, quindi di essere anche molto flessibili. Stiamo per cominciare la settima prova, quella di Crisis Management. Ci metteremo alla prova con una situazione di comunicazione di crisi e vedremo come se la caveranno. Ci ha appena chiamato l'ANSA, rivendicano un attacco di cyberterrorismo dalla nostra azienda. Questo test di Crisis Management ci ha dato l'opportunità di metterci alla prova sotto stress e mettere alla prova le nostre abilità di gestire un caso di sicurezza informatica. I ragazzi hanno appena concluso le prove e i giudici si stanno per riunire nella stanza per decidere tre finalisti. Potete dare qualche anticipazione? Saperlo davvero? Beh, sì, ci tengo. Seguici nella stanza. Ieri con la giuria abbiamo avuto il compito davvero arduo di scegliere tre finalisti. Allora, il primo finalista del nostro CEO for One Month 2018 è Mirko. Il secondo finalista è Christian. E il terzo finalista è Federico. Sotto la paperella c'è un numero che dirà il vostro ordine di colloquio. Andrea è magnifico e spero di poter stare con lui per un mese. È andata bene. Diverso da quello che mi aspettavo. È stato molto interessante, penso che ci siamo trovati nella comunicazione. Siete partiti qualche settimana fa in 13.500. Arrivare in 8 da 13.500 è veramente una cosa significativa e importante. La persona che comunque alla fine è arrivata ad essere scelta come CEO per un mese nel 2018 è Mirko. Sono veramente felice, ma allo stesso tempo soddisfatto per il duro lavoro che ho portato avanti in questi giorni. Sicuramente devo ringraziare i miei compagni di squadra, perché sono sicuro che senza di loro, senza questo ottimo team, non sarei riuscito a lavorare come desideravo, e quindi per mostrare il meglio di me e quello che avevo da dare e quello che ho da dare. Guarda, io ti faccio ancora tanti complimenti, ti consegno la maglia. Grazie. Ti stringo la mano, ti faccio un grande in bocca al lupo, guarda, un sacco di cose e ti ricordo che la sfida comincia adesso.